Siamo arrivati alla fine della tua campagna. Un bel applauso intanto. Comunque sia andata. Se non hai raggiunto l'obiettivo, beh, allora vedi, è proprio il caso di smettere. Cambia mestiere. No, dai, sto scherzando. Una campagna che fallisce, ok, è un brutto colpo, soprattutto per il morale. Però è bene che tu la prenda per il giusto modo, cioè una campagna che non raggiunge l'obiettivo ti fa capire tante cose, soprattutto per te. Ti fa capire che forse non hai impostato la comunicazione nel migliore dei modi, forse non riesci a trasmettere quello che hai dentro con la tua musica anche al di fuori, ma soprattutto forse fai conto su persone che in realtà non sono così fedeli come credi. E quindi ti può servire per ripensare un po' tutto il modo in cui ti approcci agli altri per quanto riguarda la tua musica. Cerca di farne tesoro, che poi ne riparliamo meglio in un altro video. Se invece la campagna ha raggiunto l'obiettivo, bravo, a maggior ragione, è arrivato il momento di festeggiare. Cosa fare adesso? Prima di tutto, un bel messaggio di ringraziamento, perché è vero le persone ti seguono, ma non è che tu sei al centro del loro universo. Quindi è arrivato il momento di farli sapere che effettivamente il loro contributo è stato molto utile, che lo apprezzi, che li ringrazi perché ti hanno reso possibile raggiungere questo obiettivo molto importante, e quindi li fai sapere che adesso riceveranno presto il loro premio. Dopodiché devi rispettare le promesse. Attenzione, non è così semplice come sembra, dovrai essere molto organizzato. Prima di tutto perché potrebbero trascorrere anche dei mesi dal momento in cui la campagna finisce a quando il disco è effettivamente pronto. Dovrai dare ad ognuno ciò che hanno acquistato. Allora bisogna essere anche un po' organizzati. E poi se hai deciso di organizzare dei piccoli eventi privati, una cena o quant'altro, li devi effettivamente fare. E anche in quel caso non è così semplice, perché devi mettere insieme tutta una serie di elementi. Sicuramente come impegno è molto piacevole, perché dopo aver raggiunto un ottimo obiettivo come in questo caso avrai una bella spinta, avrai una bella carica, soprattutto tutto il resto del mondo si renderà conto di quello che hai fatto, anche chi non ha partecipato e non ha contribuito in questa fase, però può essere comunque interessato al tuo disco, a quello che stai facendo. Ti renderai conto che molte persone ti diranno: sai, non ho avuto tempo di seguire la cosa, bravo, e vorranno lo stesso quello che hai da offrirgli. Quindi da lì si aprono nuove opportunità. Oltre a far uscire veramente il disco, oltre a promuoverlo dal vivo, puoi comunque raggiungere delle persone oltre a quelle che hanno partecipato e continuare ad allargare la tua fanbase. Non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi per concretizzare al massimo la tua campagna di crowdfunding e commenta pure qua sotto se hai dei suggerimenti per chi ci segue. A presto!